Gentili telespettatori, ben ritrovati. Ennesima puntata ormai con Le Consultazioni, il programma politico di Cilento Channel, che analizza un po' l'attuale situazione politica in virtù delle amministrative 2022 ad Agropoli. Oggi siamo con Emilio Malandrino. Emilio, benvenuto. Ciao Gianni, grazie dell'invito e un saluto a chi ci ascolta. Allora, esponente storico del centrodestra, in particolare di Forza Italia, e adesso chiediamo subito ad Emilio, insomma, innanzitutto se si candida. Dalle voci di corridoio sembra di sì, però lo sentiremo direttamente dalla sua voce, e poi se farà parte di una coalizione, se si candida con il partito storico, insomma, un po' di una chiacchierata amichevole, come faccio di consueto con tutti, diciamo così, i protagonisti di queste elezioni. Emilio, allora, dici subito. Ti candidi? Sì, Gianni, sicuramente mi candido come è successo negli ultimi 20 anni, 25 anni consecutivamente. Insomma, il mio contributo e la mia disponibilità c'è stata sempre e ci sarà ancora, mi auguro, fin quanto sarà possibile, insomma, dare un contributo in prima persona o anche soltanto per collaborare con chi dovesse assumere poi incarichi. Certamente mi candiderò a questa tornata elettorale. Ancora non abbiamo, purtroppo anche a causa di questo momento storico particolare, potuto chiudere tutti i ragionamenti e le trattative in corso, però la mia presenza ci sarà, sicuramente sarà con un raggruppamento di centrodestra che fa capo, insomma, a rappresentanti storici di centrodestra, tutto quello che è il centrodestra locale. Ancora non sappiamo se in questo raggruppamento ci identificheremo con i simboli di partito o molto più probabilmente saremo identificati con delle liste civiche che fanno comunque riferimento ai partiti classici e rappresentati del centrodestra, ma questo non cambia molto perché oggi le amministrative, tu sai bene, come anche chi ci ascolta, seguono un po' più le persone, le idee, i progetti, i programmi e non tanto il simbolo di partito. Il simbolo di partito è importante ed è rappresentativo in maniera più determinante alle politiche. Alle amministrative il ragionamento è un po' diverso e credo che sia fondamentale la coesione di un gruppo di persone che abbiano un obiettivo comune. Quindi ti confermo che ci sarà la mia presenza e ti confermo che saremo, come dire, un raggruppamento di persone che fanno capo sicuramente al centrodestra, che fanno riferimento ai partiti politici del centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e quanto altro. E chiaramente siamo aperti a un ragionamento anche ad altre forze politiche che abbiano come obiettivo quello di dare una svolta a quest'iter amministrativo degli ultimi 15 anni e di fare come dire, un progetto e un percorso politico diverso rispetto agli oggi amministrati. Ecco, darete spazio a Costabile Spinelli, ex sindaco di Castellabate, dove abbiamo assistito qualche mesetto fa, insomma, tra te e lui, a un piccolo botta e risposta, ecco, chiamiamolo così, per la sua candidatura, perché sembra che tu non voglia, insomma, non desideri la sua candidatura, e soprattutto come rappresentante del centrodestra ad Agropoli. Spiegaci un po'. No, Giovanni, diciamo che purtroppo come sempre si creano delle incomprensioni e chiaramente non si riesce a comprendere con esattezza la verità dei fatti. Io ne ho parlato anche tempo fa, mi sono anche chiarito con gli organi di stampa e peraltro mi sono visto più di una volta, anche recentemente, anche qualche giorno fa, proprio con l'amico Costabile, col quale, come dire, mi lega un rapporto oltre che politico, anche amicale, insomma. Sul piano personale nulla, assolutamente nulla, anzi c'è un rispetto e una stima reciproca, credo,
indiscutibile. Ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato di questa sua eventuale ipotesi, e sia io che anche altri amici, diciamo agropolesi, storici rappresentanti di questo territorio, abbiamo ribadito e spiegato a Costabile qual è la situazione, qual è, come dire, il dato di fatto reale di questa sua apprezzabile disponibilità. Per l'amor di Dio, ci mancherebbe, il fatto che venga una forza aggiuntiva a darci una mano è assolutamente ottimale, però la proposizione, come dire, la eventuale candidatura sua o di un elemento che sia esterno al tessuto, al territorio locale, in questo momento assolutamente è irricevibile, improponibile, ma non perché lo dice Emilio, lo dice Nicolo, lo dice Mario, lo dice Pasquale. È irricevibile perché chiaramente poi in questo tempo che è trascorso noi ci siamo anche confrontati con tanti riferimenti, con tanti elettori del centrodestra, e assolutamente, come dire, ci sbarrerebbero la strada a un'ipotesi del genere. Quindi questo lo abbiamo in maniera molto leale, molto corretta, anche spiegato a lui, abbiamo detto proprio chiaramente quello che noi giornalmente e momento per momento riceviamo dall'opinione pubblica, dal nostro elettorato, e quindi spero e penso che lui faccia le sue corrette e giuste valutazioni, anche perché sarebbe poi per un politico così valido, così importante, che ha amministrato bene la sua città, eccetera, andarsi a, come dire, ad avventurare in una situazione impercorribile, una situazione in salita, difficile da gestire, probabilmente produrrebbe risultati poco edificanti. Allora noi abbiamo chiaramente discusso con lui, ne abbiamo parlato con grande serenità, con grande lealtà, e spero, penso, che lui faccia le giuste considerazioni. Certo, invece per quanto riguarda Giovanni Basile, che è stato proprio il primo in assoluto a dichiararsi candidato a sindaco con una conferenza stampa, lui è convintamente deciso, insomma, di rappresentare il centrodestra, ha detto più volte di avere i contatti con l'apice, insomma, sia di Forza Italia che di Fratelli d'Italia, la stessa Lega, insomma. Sembra lui riesca a convogliare intorno a sé i partiti, diciamo, extralocali. Che cosa mi puoi dire in merito? Ma Giovanni, per quanto riguarda l'amico Giovanni Basile, qua ripeto, c'è una confusione a monte, come dire, poca chiarezza alle origini, diciamo. Lo stesso Giovanni, che è un carissimo ragazzo, è una persona che nel sociale ha fatto e ha dato tanto. Diciamo che, ecco, hai detto bene tu, è stato il primo in assoluto a lanciarsi, come dire, senza paracadute in questa avventura, però diciamo che è stata una mossa, credo, anche più volte lo abbiamo ribadito anche a lui, un po' azzardata, perché è stata fatta l'inverso della procedura, secondo me, corretta, cioè quella di riunire le persone e insieme scegliere il candidato. Lui ha fatto all'inverso. Ora che lui possa avere qualche riferimento, qualche valutazione extra agropolese ai vertici dei partiti, come ripeto e come ribadisco, non è importante, non è necessario che ci siano dei contatti, per quanto anche noi abbiamo dei, io sono ufficialmente coordinatore di Forza Italia e puntualmente ho contatti con i miei riferimenti provinciali e regionali, ma al di là di questo, qualora lui avesse questi contatti, ma servono poco. Qui non servono i contatti o i riferimenti dei partiti politici nazionali per fare la competizione e la battaglia ad Agropoli. Qui servono i candidati, la squadra, le persone, i numeri. E che è cosa diversa dall'avere i contatti? Noi tutti abbiamo i contatti con i partiti politici, che sono anni che facciamo politica, ma per la competizione locale, agropolese, questo serve ben poco. Questa è una valutazione che faremo dopo. Quello che serve invece è l'aggregazione, i numeri, le persone, la squadra, le liste, ecco, quello serve. Allora, se io mi avvio ad un'avventura
prima di armare le squadre, di preparare, come dire, la truppa, ma mi avvio a dire sarò io il capitano della squadra, ma probabilmente faccio un percorso sbagliato. Allora lo stesso Giovanni, credo che sia arrivato il momento che faccia un attimo di riflessione e ritorni a ragionare con lui per stabilire poi insieme un percorso più corretto. È chiarissimo. Senti, molti ti vedono vicino e quindi probabilmente nella sua eventuale candidatura a Nino Cianciola come candidato a sindaco. È vero o non è vero? Ma guarda Giovanni, io sono storicamente amico di Nino, che è un'ottima persona, innanzitutto come professionista, come uomo e anche come politico, ha dato dimostrazione di avere, come dire, anche una determinazione e una chiarezza di idee che non è molto comune. Tu sai il suo percorso, è stato eletto perché ha scelto, diciamo, di stare nella coalizione delle ultime elezioni, poi ecco, non è stato contento del modo di amministrare, del modo di fare di quell'amministrazione, l'ha subito contestata, si è subito distaccato, si è messo da parte, quindi ha fatto un'azione realmente apprezzante e politicamente molto molto valida, molto coerente. Io sono amico storicamente con Nino e chiaramente peraltro credo nella persona, credo che oggi lui è una di quelle persone, come tanti di noi, molto rappresentativa ad Agropoli, molto ben radicata sul tessuto sociale, che ha, credo, sicuramente un seguito elettorale notevole, vero, non immaginario, e ritengo che la sua sia una delle candidature possibili, più spendibili, più concrete e secondo me anche più tenibili. Però questo non esclude, ripeto, che noi dobbiamo arrivare a quel ragionamento di cui spesse volte ho parlato, con come dire, una scelta, anche se sofferta ma condivisa, una scelta che debba passare per tanti di noi che saremmo disposti a dare il nostro massimo contributo, a dare la nostra forza, il nostro impegno e ad avere una candidatura unica e condivisa. Certamente quello che stabiliremo. Il miglior condottiero, il miglior capitano della squadra sarà scelto e solo in questa maniera ritengo che veramente si può giocare una partita in maniera, come dire, competitiva. Ecco. Ultimamente la maggioranza si è indebolita per via delle dimissioni del Presidente del Consiglio, Massimo Laporta, il quale però non ha ricevuto il sostegno ancora da Roberto Mutalipassi, che è un suo uomo, insomma, è l'assessore al bilancio, probabilmente per via di una riflessione dovuta anche al Covid. Anzi, facciamo gli auguri a Roberto che ritorni presto, insomma, al lavoro per la nostra città, anche se sappiamo bene che fortunatamente, insomma, sta bene, quindi anche da casa si può lavorare, smart working, i contatti si possono sempre tenere e probabilmente lo sta già facendo. Consideri probabile, insomma, un accordo con un'eventuale coalizione di centro portata avanti o da Mutalipassi o dalla Porta? Ma Massimo, Gianni, guarda, io ritengo che oltre al nucleo storico di noi che abbiamo una visione diametralmente opposta a chi oggi amministra e quindi l'aggregazione di partenza sarà e dovrà essere necessariamente quella, è chiaro che siamo aperti a un dialogo con chiunque, con forze che siano moderate, liberali, forze di centro, che vogliano, come dire, contribuire a un dialogo con noi e che casomai possano condividere il percorso futuro, quello che vorremmo fare. È evidente però che noi non abbiamo, io se dovessi dirti che registro un segnale vero da parte anche di Massimo Laporta e da parte dei suoi collaboratori, questo non lo riesco a percepire in maniera totale, perché lo stesso Massimo Laporta non mi pare che abbia fatto una dichiarazione di passaggio di posizione, che è il primo segnale vero, forte, per dire, sebbene in ampio ritardo, io non sono più in accordo con questa amministrazione, dopo averci condiviso
14 anni e 7 mesi, insomma 6 mesi. Quindi mi sarei aspettato un gesto ancora più marcato, quello di dire io mi dimetto dalla carica di Presidente del Consiglio, addirittura avrebbe dovuto dimettersi dal Consiglio Comunale, gesto ancora più significativo, e quantomeno mi dimetto e passo all'opposizione di questo governo della città. Invece mi sembra una dimissione monca, peraltro non è seguita da coloro che sono stati eletti con la sua lista, non è seguita dal suo assessore di riferimento, insomma, la cosa non mi convince appieno. Fermo restando che se dovessero venire o voler dialogare con noi, forze che la pensano o da poco la pensano in maniera diversa da chi ha amministrato questa città negli ultimi 15 anni, ben venga, siamo aperti a un ragionamento complessivo e siamo aperti a dialogare anche con loro. Sempre però con l'idea e con la precisazione che nessuno possa pretendere in assoluto, come dire, la candidatura prestabilita e dice, vabbè, io partecipo se la candidatura la impongo io. Questo è da escludere totalmente. E peraltro per tutto il discorso allargato siamo aperti a qualunque dialogo. Molto bene, rimaniamo ancora a centro. Sembra che Elvira Serra, insomma, rappresentante di Italia Viva, ma che come dichiarato da lei parteciperà civicamente al dibattito, insomma, e alla competizione politica di primavera, potrebbe essere anche per voi, ecco, un'occasione, una possibilità di scambio e di partecipazione in sinergia? Ma guarda, la candidatura di Elvira è un'altra candidatura che io vedo concreta, reale, nel senso che Elvira è un altro rappresentante politico locale che ha una storia, che ha un percorso politico, che ha una tradizione. E a questo, che non è poco, si aggiunge anche un grosso bagaglio elettorale. È una persona che ha consensi nella città, voluta bene, stimata e quanto altro. Quindi sicuramente la sua è una ipotesi di candidatura reale, concreta, alla quale io faccio i migliori auguri e certamente potrebbe essere anche una candidatura che può ancora essere discussa insieme a noi, sempre con la prerogativa e col presupposto di dire mettiamoci insieme, scegliamo insieme il nome condiviso, che non è escluso possa essere il suo, può essere il mio, può essere quello di Gianni Pedrizzo, può essere qualunque. Però purtroppo anche per lei non può essere un nome a priori imposto, ma la sua è un'ottima iniziativa, un'ottima candidatura. Qualora questi percorsi non potessero incrociarsi, diciamo, io auguro che lei faccia un ottimo risultato, mi auguro che lo possa fare anche la nostra coalizione, poi al ballottaggio sarà una partita diversa, sicuramente magari ci incontreremo, magari ne discuteremo. Manteniamo ancora l'equilibrio a sinistra, a destra, strizzando però l'occhio a sinistra. Raffaele Pesce, questo giovane, insomma, anche lui ha fatto ultimamente una dichiarazione, sta promuovendo su Facebook, sulla sua pagina, dunque, la decisione concreta di una candidatura. Ci hai parlato? E se sì, insomma, che cosa è venuto fuori dalla discussione? Ma certamente con Raffaele è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto con Giovanni, con Elvira, con tutti noi, insomma, che la pensiamo diversamente dagli attuali amministratori. Ne abbiamo discusso, abbiamo parlato. Anche lui poi a un certo punto ha deciso in autonomia di fare un percorso e di scegliere la strada della immediata proposizione. Io credo che ci sia ancora margine per discutere. Non so se quanto sia possibile che lui rimetta, come dire, in gioco questa idea che resta rispettabile e valida, ci mancherebbe, ma io ribadisco il concetto che se tutti quanti noi, ritorniamo a ragionare insieme, possiamo essere una forza di nuovo più ampia, più allargata, più competitiva, con maggiori possibilità in un momento storico come questo, dove
sarebbe abbastanza semplice sovvertire le cose, e quindi quella potrebbe essere la modalità per avere come dire, un percorso più facile, per avere un risultato molto, molto, molto migliore in maniera più ampia, in maniera aggregata e certamente tra persone che abbiano l'obiettivo comune di dare una svolta alla città e di cambiare percorso rispetto a quello che è accaduto ultimamente. Quindi anche la candidatura di Raffaele, che è un'ottima candidatura, però produrre una candidatura così, magari rischiando di avere i numeri molto bassi e di non raggiungere alcun risultato, io ci rifletterei un attimo, tornerei un attimo al ragionamento complessivo e quindi mi auguro e spero che nei prossimi giorni, a breve, ci sarà un nuovo incontro tra tutti noi, altrimenti ognuno farà il suo percorso, ma sono convinto che se riusciamo a raccordare di nuovo insieme un percorso comune, avremo una strada molto più semplice e sarà agevolata in un momento particolare come questo, che il popolo vuole un cambiamento, sarà agevolata verso un'ipotesi di vittoria più concreta. Certo, è giusto il ragionamento, un po' difficile però da attuare perché se ne parla un po' da tempo, di fare un passo indietro da parte di qualcuno, però magari tutti vorrebbero fare il sindaco e sperare che il prossimo faccia il passo indietro, ma tutto questo non accade. Io me lo auguro, insomma, per una competizione un po' più equilibrata, ecco, solo per questo. Senti, chiudiamo con l'analisi dell'amministrazione uscente. Cresce sempre di più l'idea, almeno secondo indiscrezioni, che probabilmente Franco Alfieri, che è il leader territoriale, quindi del Cilento, anche della provincia di Salerno, è il leader territoriale del PD, sembra che non è assolutamente convinto di candidare Adamo Coppola. Se non fosse così, Adamo Coppola si presenterebbe con due liste sue personali. Quindi il gioco diventa ancora più complesso. Tu che cosa ne pensi di questa ipotesi? O sei convinto che Alfieri sponsorizzerà Coppola? Guarda, per la seconda domanda, io ritengo che è una strada più agevole quella di non fermare Coppola per loro, perché quantomeno, come dire, una persona di sua grande fiducia, una persona che vive maggiormente l'influenza del leader territoriale quanto ha. Ovviamente, se non ci fossero le condizioni, è chiaro che ti posso dire, per noi sarebbe un vantaggio in più. Perché chiaramente Adamo potrebbe fare una sua strada con due liste, un nuovo candidato lo potrebbe trovare Franco Alfieri come leader e quindi riproporre un po' la situazione degli attuali amministratori, quindi la partita si allarga ancora di più e noi con quelle condizioni con cui ti accennavo prima avremmo ancora più vantaggio. Io quindi mi auguro che per noi che possa esserci una maggior disgregazione dall'altro lato. Ma ciò nonostante, io credo che questa è una cosa che deciderà esclusivamente l'elettorato, il popolo. Io dico sempre al popolo agropolese, se molta gente che diciamo molto costantemente continua almeno a quello che percepiamo noi, a lamentarsi di come si è stata amministrata la città negli ultimi anni, a lamentarsi di quello che accade in città, a lamentarsi di come viene gestita la macchina amministrativa, a lamentarsi di quelli che sono i danni provocati dagli ultimi anni di gestione amministrativa, vedi Lido Azzurro, vedi Viabilità, vedi Porto, vedi Marina, vedi Strada di Trentova, ma ne potrei citare condizioni dei palazzetti sportivi e quanto altro, potrei citarne tante. Se la gente, oltre a predicare questo dissenso, poi lo mettono in atto nella cabina elettorale, io credo che veramente sarà una volontà popolare quella di cambiare direzione amministrativa alla città. Grazie ad Emilio Malandrino. Grazie a voi e buona serata.